È lunedì e come ogni lunedì torna Eccellenza di Puglia, il nostro, il vostro contenitore dedicato interamente al principale campionato dilettantistico pugliese. Sarà davvero una puntata, la 20ª da non perdere, con graditi ospiti e tanti spunti da approfondire con loro. È stata una giornata che ha regalato delle sorprese, ma anche tante emozioni, in particolar modo il big match tra Gravina e Barletta, che è terminato sul punteggio di 1-1 e ha fatto maturare davvero tanti episodi che poi ovviamente andremo a vedere nel corso di questa puntata. Parleremo anche del nono risultato utile consecutivo del Trani, 0-0 il punteggio a Mesagna, ancora rimandato l'appuntamento con il primo successo del 2016 per Unione Calcio Bisceglie. Di questo e di altro parleremo con i nostri ospiti in studio, che vado subito a presentare. Alla mia sinistra saluto e ringrazio Vito Prigigallo, collega giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Grazie a te, un saluto naturalmente soprattutto a loro oltre che agli amici. Saluto i due grandi protagonisti, anche se non sul campo, del match, soprattutto delle dichiarazioni del post partita di ieri. Massimo Pizzulla, allenatore del Barletta, buon pomeriggio mister, grazie per essere qui. Buonasera. Grazie Michele Angelasso, direttore sportivo del Gravina, che torna a trovarci nel nostro salotto. Cominciamo tra un po' vedendo i numeri di questa domenica. Prima vi ricordo che daremo anche oggi a voi la possibilità da casa di interagire con gli ospiti, o magari lasciando un messaggio sulla nostra bacheca di Facebook, oppure contattando il numero che vedete in sovraimpressione. Allora, i numeri della domenica: si è giocato il 23° turno di Eccellenza, questi i risultati: Castellano Castellaneta 5-0, Gravina Barletta 1-1, Leverano Grottaglia 3-0, Mesagna Vigor Trani 0-0, Molfetta Altamura 1-1, il successo esterno del Vieste 2-1 a Novoli, Otranto e la Staranto 3-1, Sud-Est Mola 2-0, dicevamo in precedenza, tra Unione Calcio Bisceglie e Bitonto. Questi i numeri, questa è la classifica dopo 23 giornate. Comanda sempre il Gravina con 49 punti, accorcia il margine dalla vetta il Casarano, ora a quota 44, poi Altamura e Vieste 42, Barletta 41, Vigor Trani 35, Novoli 33, Molfetta 31, Otranto 30, insieme al Mola 29 punti per Leverano e Sud-Est, Unione Calcio Bisceglie 28, Mesagna 27, Bitonto 25 e la Staranto 21, Castellaneta 19, chiude il Grottaglie con 13 punti all'attivo. Allora entriamo subito nel vivo della trasmissione. Mister Pizzulli, che partita è stata? È contento e soddisfatto di questo 1-1 maturato al termine di 90 minuti in cui praticamente è successo di tutto? Sì, è stata una bellissima partita e questa è effettivamente la cosa più importante, perché comunque chiunque è stato a Gravina ha assistito a una gara tra due squadre che se la sono giocate a disaperto. E c'è stato un primo tempo secondo me molto tattico, dove entrambe le squadre hanno cercato un po' di affondare, ma forse c'era un po' di paura da parte di entrambe. Poi pian piano insomma le cose nel secondo tempo si sono un po' sbloccate, anche a livello di sia noi che loro, anche per qualche episodio la partita si è sbloccata, quindi poi è diventata vincente. Noi ce la siamo giocati fino in fondo per provarla a vincere e ci siamo andati vicini. Direttore Gelastro, ha smaltito tra virgolette l'arrabbiatura del post partita, mi riferisco ovviamente al tocco di mano di Cantatore sul gol che ha permesso alla Barletta di pareggiare i conti. Ovviamente a sangue caldo, le emozioni del dopopartita sono comunque ancora vibranti. Smaltito c'è ovviamente un pizzico di rammarico, però ovviamente la partita è stata una partita combattuta tra due compagini di alto livello. Il risultato ritengo che sia il risultato più giusto. Vito, che cosa ci ha raccontato questa 23ª giornata di Eccellenza, e mi riferisco in particolare ai giochi di vertice? Ci ha raccontato che i 10 punti che c'erano fino a due domeniche fa non, non corrispondevano a quella che era la reale forza delle squadre, e ci ha raccontato che
ci sono delle compagini in grado di esprimersi ad altissimi livelli. Io ho sempre parlato di eccellenza come D2, e Gravina e Barletta hanno dimostrato di essere da D2, di essere degne, di essere lo specchio, la vetrina di questa D2. E voglio sottolineare una cosa di cui stavamo discutendo prima, anche animatamente devo dire, la reazione di tutto l'ambiente, mi riferisco in modo particolare a quello di Gravina, dopo il gol, gol non gol, gol viziato, chiamiamolo come vogliamo, ce ne stanno tantissimi, intanto da parte della società, che è molto semplice, no, Michele, andare a gettare benzina sul fuoco e soprattutto a fare, a piangersi addosso. Dici, vedi, noi come siamo bravi, però non ci trattano bene perché magari siamo nuovi, gli arbitri, eccetera, eccetera. Si tratta probabilmente di un clamoroso errore. Credo che Massimo possa, d'altronde le immagini sono impietose, se fosse un campionato di seconda o di terza categoria e non ci fossero le immagini, allora potremmo stare alla parola di uno e alla controparola dell'altro. Invece così le immagini sono abbastanza chiare. Mi sarebbe piaciuto che magari anche, non so se è stato Cantatore, se è stato Monopoli o chiunque sia stato, avesse detto, tanto ormai il risultato è acquisito alla storia, avesse detto sì, è vero, l'ho preso con la mano, è stato un gesto istintivo. No, credo che tra l'altro fine gara, forse lo hanno detto benissimo. No, allora vuol dire che mi congratulo. Sei stato Francesco. Allora, siccome Francesco è una persona che io ammiro e apprezzo molto anche come persona, questa lo fa diventare ancora più bravo, naturalmente ai miei occhi, ma credo al mondo, agli occhi del calcio in generale. Parlando di calcio, sono perfettamente d'accordo, dalle immagini che ho visto io, è stata veramente una gran bella partita, ricca di spunti, piena di emozioni, piena di errori, degli attaccanti, Sguera che alla fine sbaglia il gol, errore dell'altro attaccante del Gravina che probabilmente poteva far meglio e riportare in vantaggio il Gravina, errore del portiere Diouf, errore dell'arbitro, e ci sta. Invito tutto il mondo del calcio pugliese a seguire l'esempio di queste squadre, di queste compagini, cioè a darsele di santa ragione fino all'ultimo, ma poi a ricondurre tutto nell'alveo dell'errore umano. E per il resto, credo Altamura, Vieste, eccetera, il campionato è ancora lì, però probabilmente Michele o altri avrebbero firmato alla vigilia del campionato, a dire alla 23ª giornata, a 11 turni di vantaggio, 5 punti, è vero, una grande squadra, però con un che arriva sì, dal campionato inferiore il 15 agosto per essere appunto così. Sì, infatti vabbè, loro erano, sembrava, loro almeno dalle dichiarazioni mi sembrava, speriamo che ci salvia, noi speriamo che ve la cavo, poi sono cambiate tante cose, per cui ritengo che in questo momento la classifica sia lo specchio sufficientemente fedele di quello che è accaduto nel recente passato e di quello che è accaduto ieri. Le immagini della partita, ci vediamo dunque il servizio di Gravina Barletta. Un partitone bello ed avvincente, specie nella ripresa, ricco di emozioni, di polemiche e di occasioni. C'è davvero molto in Gravina Barletta, gara di cartello della 23ª giornata di eccellenza, anzi di tutto, di più. Due gol, uno per parte, entrambi nella ripresa, materiale per la Moviola e tante chance da una parte e dall'altra. È 1-1 al triplice fischio, il Barletta non riesce a far saltare il banco ma esce tra gli applausi dei propri sostenitori. Il Gravina, che in settimana ha vinto la fase regionale della Coppa Italia dilettante, battendo in finale della Staranto, resta in testa, ma ora i punti sulla più immediata inseguitrice, il Calzarano, sono diventati 5, non pochi ma neanche tantissimi. C'è il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del vicino, più di 4.000 le presenze, di cui 400 giunti dalla città della disfida. È gara molto tattica nel primo tempo, 3-5-2 per i padroni di casa con Rane ed Albano di punta e l'ex Ladogana in panchina, e 4-3-3 per il Barletta con la Carra a destra, Moscelli sulla corsia opposta e Sguera era principale terminale offensivo. La prima chance della capolista capita a Fiorentino, il cui destro su punizione viene neutralizzato in due tempi da Diouf. La replica di biancorossi, Moscelli si libera di Palermo e con una soluzione a giro impegna ci
in umbriello. La partita stenta ad entrare nel vivo. Mazzilli pesca Sisalli, il giovane portiere senegalese del Barletta risponde però presente. Fiorentino, già ammonito, rischia grosso. L'arbitro lo grazia, sorvola il direttore di gara anche su questo contatto in aria tra Dipinto e Sisalli. Finale di tempo, erroraccio di Diouf che rilancia sui piedi di Albano. Semplicemente prodigioso il recupero nella circostanza di Montrone. Niente reti all'intervallo. Il meglio di Gravina Barletta è concentrato tutto nella ripresa, che si apre con il vantaggio dei murgiani. È Rana a punire con un'acrobazia l'uscita rischiosa di Diouf, che prova ad evitare il peggio, ma poi si trascina il pallone in porta. Padroni di casa avanti. Pizzulli cambia, dentro lo Iodice, fuori la Carra. Scelta azzeccata. I biancorossi infatti prendono campo ed alzano il baricentro. Spazio anche per Rizzo al posto di Fabiano. Il Barletta ci prova due volte con Sguera, ma senza effetti positivi. Cilumbriello è attento anche sul successivo tentativo di Zingrillo, che produce solo un corner. È proprio degli sviluppi del calcio d'angolo che gli ospiti pareggiano. Moscelli calcia dalla bandierina, Cantatore colpisce con la mano. Monopoli da due passi trova la deviazione vincente tra le proteste dei padroni di casa. 1-1, finale incandescente. Albano con un bolide chiama alla risposta di Uf, che si salva con l'ausilio della traversa. Rizzo dalla parte opposta ha sul destro la palla del sorpasso, ma Cilumbriello salva ancora. Moscelli insacca quando è in posizione irregolare. Ancora emozioni, il Barletta ci prova, idem il Gravina. Albano lanciato in profondità viene fermato al limite da Diouf. Punizione e soprattutto cartellino rosso diretto per il numero 1 biancorosso. Tra i pali entra Di Candia, spazio anche per la dogana e scaringella nel Gravina. Nonostante l'inferiorità numerica, sono gli ospiti a rendersi pericolosi del finale. Cantatore prova a colpire dalla distanza, Cilumbriello risponde presente. Decisivo il portiere dei murgiani anche al 90esimo, quando replica in maniera sontuosa a Sguera e blinda definitivamente l'1-1. Il Barletta al 7° risultato utile di fila scivola in 5ª posizione, ma lancia segnali incoraggianti in proiezione futura. Il Gravina resta padrone del campionato. Ora però il Casarano è meno distante dai gialloblu. Allora, queste le immagini del big match della 23ª giornata. Le prime curiosità da casa per mister Pizzulli: perché la Carra è stato schierato a destra? Siamo partiti così perché sapevamo che il primo tempo sicuramente il Gravina avrebbe giocato in maniera molto più dinamica, visto che comunque aveva avuto l'impegno di Coppa, e quindi pensavamo anche un secondo tempo dove sicuramente gente più rapida avrebbe potuto cambiare la partita. E la Carra a destra perché lui è un sinistro, e quindi Moscelli a sinistra, la Carra a destra e Sguera, che a differenza degli altri attaccanti che abbiamo è uno che cerca molto la profondità, e considerando diciamo, i difensori centrali del Gravina, cioè i difensori che fanno della fisicità l'arma migliore, probabilmente, come poi si è rivelato, insomma, penso per tutta la gara, uno come Giuseppe poteva dare più fastidio, e la Carra, essendo un sinistro, poteva innescare determinate ripartenze. Ce ne sono state un paio, basta ricordare quella quando siamo ripartite sull'errore di Diouf, Montrone è riuscito ad anticipare nuovamente Albano, di là palla sulla Carra che di sinistra ha cercato Moscelli dalla parte opposta, e c'è stato l'episodio di rigore. Moscelli ha messo la palla per, mi sembra, per Sguera, sì. E c'è stato l'episodio dove abbiamo... Che poi avremo modo di vedere... Ed è stata una ripartenza, mi sa, tre tocchi, si può anche rivedere. Peccato, perché però poi ha fatto un grande lavoro difensivo, visto che loro spingevano molto da quel lato, soprattutto con gli inserimenti di Laboragine. E infatti penso che Laboragine sia stato, secondo me Giuseppe ha fatto un'ottima partita dal punto di vista tattico. Poi l'ammonizione, poteva fare qualcosa in più Sguera al 90esimo? Ma secondo me si è trovato un po' davanti, ecco, è dovuto fare una torsione e non ha potuto angolare perché c'era tutta la porta, il resto della porta libera, quindi può darsi che una palla messa forse da sotterra avrebbe potuto appoggiare a porta vuota. Però insomma penso che abbia fatto il massimo, è stato bravissimo il loro portiere secondo me. Quindi ecco, poi il secondo tempo, la velocità e il calo fisico bisogna anche riconoscere il calo fisico del Gravina ha permesso a gente come lo Iodice e Rizzo anche di dare una svolta, ecco. Molte volte questi giocatori rapidi riescono a darti 50-60 minuti, poi pian piano calano, e quindi la scelta, ecco, di lo Iodice dopo e di Rizzo dopo era dovuta anche a questo, per non calare anche noi quando il Gravina potesse calare. Domanda per il direttore Angelastro: perché il Gravina ha fatto così poco in superiorità numerica?
Bisogna anche considerare che noi venivamo dalle fatiche di giovedì scorso, dove la squadra ha speso tanto. Bisogna anche ricordarsi che era una giornata molto ventilata. A un certo punto il Barletta, ovviamente per cercare di portarsi in vantaggio, ha giocato prettamente palloni lunghi in avanti, dove effettivamente noi stavamo giocando a tre e abbiamo fatto un cambio tattico togliendo un centrocampista per un altro attaccante per cercare di vincere. Poi ovvio, si fanno delle scelte, queste scelte poi hanno premiato, diciamo, la superiorità in quel momento del Barletta, però anche noi abbiamo avuto l'occasione di Albano, dove potevamo portarci in vantaggio, però voglio dire, credo che ancora una volta abbiamo cercato di dare tutto per aggiudicarci l'intera posta in palio. Vorrei riallacciarmi, insomma, a quello che ha detto prima Vito, riferito al fatto della sportività del pubblico gravinese, e credo che ad oggi la sportività del pubblico e della società del Gravina non sia mai mancata. Però contesto l'atteggiamento che ha assunto l'arbitro nel momento in cui ha diretto la gara. Ma non dico prettamente durante la gara, ma nella fase preliminare vedi il riconoscimento che a causa delle sue lungaggini. La partita è iniziata con un quarto d'ora di ritardo. La cosa che più mi dà fastidio è che è venuto prevenuto e con la puzza sotto il naso. Il risultato è stato una partita poco avveduta da parte sia dell'arbitro e sia dei suoi assistenti. Aggiungo, la cosa che più mi fa rabbrividire non è il fatto che se fosse stato un episodio sporadico, quello di domenica, ci sta, fa parte del gioco. Ma la cosa più grave è che domenica scorsa a Casarano, stesso arbitro, arbitro proveniente dagli scambi, sì, dal sistema degli scambi, ha continuato, ci ha negato un rigore sacrosanto. Ecco, no, poi, dove ci sono i dubbi e dove vorrei che la classe arbitrale metta più attenzione, quantomeno. No, no, anche perché, Vito, noi consideriamo giustamente gli arbitri pugliesi i migliori, poi c'è un big match molto importante nell'economico passione del campionato e arriva uno... Ma no, Mario, è così. Loro sono due squadre che stanno per andare in Serie D. Poi chi ci vada, ci andranno loro, ci andrà l'Altamura, ecco, in Serie D. Non è che tu vai a trovare l'arbitro pugliese. D'altronde, gli arbitri, così come il Gravina andrà a assaggiare la fase nazionale della Coppa, quindi si affaccerà, metterà il naso nell'interregionale, queste cose Pizzulli le sa perché avrà giocato non so quante quante fasi finali di Coppa, perché ha sempre giocato in grandi squadre, e tu cominci a respirare l'aria dell'interregionale sin dall'arbitro. Io invece vorrei fare un invito proprio, non so se mai mi ascolterà, a Lello Giove, che è uno dei dirigenti ex CRA, uno dei dirigenti degli scambi, del settore scambi, a invitare gli arbitri non già a non sbagliare, no? Voglio dire, Tagliavento, gli hanno tagliato un braccio a Medel, non se ne è accorto nessuno, quindi voglio dire sbaglia, certo, sbaglia anche Tagliavento. Quindi se sbaglia Barile, io lo capisco. Quell'atteggiamento invece che Angelastro lamentava, quello è assolutamente da censurare. Sì, sì, sì. Ma che cosa vai a dire tu se lo scaldacollo ti nasconde il viso delle cose? Ma che te ne importa? Ma concentrati sulla partita. Io su quello. Sì, sull'atteggiamento. Quello non. No, perché fra l'altro innervosisce. Cioè fa salire la tensione, indispone, sia anche gli addetti ai lavori, cioè tu indisponi e quindi invece di chiedere la collaborazione non ce l'hai dalla tua parte sin dall'inizio. Poi l'arbitro non l'ha visto, non so come abbia fatto a non vederlo, non lo so, ma non l'ha visto perché in quel momento era distratto. Lì si tratta di una frazione di secondo. Voglio dire, c'è l'esempio, io mi sono permesso di citarlo stamattina, cioè voglio dire, l'ha fatto Maradona dove, nell'86 mi pare, sì, no? Le telecamere forse c'erano, certo, nel 1986, le televisioni erano state inventate, per cui è diventato, non vedo perché non lo però possa fare il cantatore. È ancora più clamoroso, sì, perché ma è un errore. Si innalza,
è un errore clamorosissimo, è un errore. Ma rispetto anche all'episodio di Maradona, qui stiamo parlando di qualcosa di... Ma è un errore. Ovviamente è un errore. Una schiacciata vera e propria. Non vista. Ma è un errore dell'arbitro, perché in quel momento puoi avere, poi sbaglia anche l'assistente, che è pugliese, perché anche l'assistente può vedere. È vero che mi pare, se non ricordo male, l'assistente dalla parte dove si è svolta l'azione sta dall'altra parte, quindi in qualche modo sono lontani tutti e due. Sta la visuale, però hai più o meno la visuale. Poi, fra l'altro, dicevamo anche prima, tu per colpire la palla con il braccio ti devi alzare e levare più di tutti, per cui l'assistente, che credo sia l'assistente numero uno, due, quello che stava di qua, il numero due, tu puoi anche vedere che... Però non l'ha visto. Io sulle teorie dei complotti, guai a chi fa le teorie dei complotti, perché inviterò se c'è il complottismo, io invito il Gravina a ritirarsi dal campionato. Ovviamente dico non ci crederemo, no, non pensiamo al complotto, ma non solo il Gravina, anche il Barletta. Io pretendo più rispetto. Onestamente, questo credo che sia doveroso da rivendicare. Assolutamente, tu devi rivendicare perché il tuo ruolo. Dobbiamo mostrare le immagini di Mesagne e Trani, 0-0, non un risultato utile consecutivo per i biancazzurri di Gino Zinfolino, che però si allontanano dal quinto posto in classifica, ora distante 6 punti. Una delusione per due. Il Mesagne non ci ha creduto abbastanza, soprattutto dopo il rosso ad Brescia. Il Trani è andato a sbattere sul palo, dal dischetto degli 11 metri. È finita 0-0 sull'erba artificiale del Guarini. Un punto per uno, ma su un fronte e sull'altro si sarebbe potuto fare di più. In avvio il protagonista è Turitto, che sfonda a sinistra e si incune in aria. Poi però è poco cinico dalle parti di Muscato. Scampato il pericolo, Franco Ribezzi dalla panchina, 4 punti nelle ultime due gare, indica la via da percorrere per tenere a bada la lanciatissima Vigor, che non è la solita. Il Mesagne lo capisce subito, ma costruisce solo un'occasione da gol quando Momo lo calcia di poco al lato. Il Trani, a caccia del nono risultato utile di fila, ci prova con Fumai su palla inattiva, mira imprecisa però, mentre i padroni di casa sfruttano molto le corsie laterali. Qui però il cross è di Denisi, ma poi sono leggeri davanti. De Palma allontana e il primo tempo si conclude a reti bianche. Tutta un'altra storia nella ripresa, o almeno in avvio. All'undicesimo Sbano sgambetta in aria Turitto, per il fischietto foggiano la bianca e rigore sacrosanto, che però Fumai sciupa. Il destro del fantasista sbatte sul palo alla destra di Muscato. Si mordono le mani tranesi e esultano i mesagnesi, che non restano a guardare. La soluzione mancina di Greco, però, termina direttamente tra i guantoni di Musacco. Gino Zinfollino richiama Infimo e getta nella mischia a Brescia, che dopo un pugno di minuti finisce anzitempo sotto la doccia. Rosso diretto per questo intervento su Capitan Angele. Le immagini non chiariscono. La superiorità numerica in casa Mesagne si vede davvero poco. Finisce così 0-0. Il Mesagne conquista il terzo risultato utile di fila, ma ripiomba in zona play-out. Viceversa, la classifica del Trani resta nobile, anche se i play-off adesso distano 6 lunghezze. Queste le immagini dunque di Mesagne e Trani. Ci dobbiamo fermare per la pausa pubblicitaria. Tra un po' torneremo sempre in diretta per Eccellenza di Puglia. Seconda parte di Eccellenza di Puglia, abbiamo un amico collegato da casa, pronto, con chi siamo in linea? Pronto, buonasera, sono Michele da Parmetto. Ciao Michele, prego. Niente, io volevo dire una cosa al vostro conduttore della domenica sera del programma che fa, che ha dato ieri sera, ha dato un 2 al portiere della Barletta. Io penso che non sia da dare un 2 al portiere della Barletta, perché poi questo 2 il portiere se la prende sul serio e dice ma io... Ovviamente Michele era ironico il 2, nel senso abbiamo sottolineato gli errori che sono innegabili, ci mancherebbe altro. Sicuramente, io chiedo soltanto perché poi il portiere della Barletta subito dopo ha fatto un paratone su Albano che ha fatto una bella parata. Io volevo dire una cosa al signor Picciulli, al mister. In certe occasioni, in certe partite, signor mister, perché non facciamo giocare Sticandia in porta, che è un portiere molto più d'esperienza? Perché giustamente Turco è un portiere inesperto. E in queste categorie, sì, vabbè, può anche giocare, ma come mai non può giocare più di Candia?
Va bene, grazie. All'imbarca agli over o alle under. Cioè io ora voglio dire che il portiere da Barletta ora è stato squalificato. Chi giocherà domenica prossima? Beh, sicuramente domenica giocherà Di Candia. Grazie, grazie Michele, grazie per il tuo intervento. Ciao. Continua a seguirci, ciao. In questi casi con l'acquisto di alcuni giocatori, soprattutto offensivi, ecco, di attaccanti, abbiamo preso molti attaccanti e abbiamo fatto tutto il girone d'andata chiaramente con dell'under davanti, ecco, io avevo sempre utilizzato o D'Ambrosio o Gadaleta perché tutti devono ricordare che noi siamo nati il 18 agosto, quando ormai il mercato era praticamente chiuso, quando ormai i giocatori in giro non ce n'erano e quindi non abbiamo potuto affiancare a Di Candia sin dall'inizio un portiere under, perché i primi giocatori che tutti prendono sono gli under e quindi non c'era granché in giro. La stima su Saverio è assolutamente immutata, questa non è una scelta tecnica, è una scelta di under, certo. Non possiamo paragonare Di Candia a Diouf. Diouf ci ha anche salvato, forse tutti dimenticano, con il Novoli, mi sembra, in casa, ha fatto due paratoni, sì, salvando la partita, e a mio modo di vedere nelle partite precedenti ha incassato soltanto due gol su sei partite, quindi ha dimostrato di essere all'altezza. In questo momento stiamo preferendo lui perché è chiaro, stiamo cercando di sfruttare il potenziale offensivo al meglio e sì, ieri purtroppo è incappato anche lui, come incappano tutti in una giornata negativa. Con i giovani bisogna avere pazienza, ne abbiamo l'esempio di Dipinto, di Piazzolla, di altri giocatori all'inizio criticati, poi con il tempo insomma hanno dato le loro soddisfazioni. Ha giocato anche Di Maio, alterna Jesenski, l'ungherese che è appunto under, a Celumbriello. Ieri ha scelto il portiere più esperto. Allora, abbiamo una telefonata in linea, pronto, con chi siamo collegati? Sì, pronto, buon pomeriggio, saluto gli ospiti, sono Roberto da Crovina. Sì, ciao, ciao Roberto, prego. Oh. Sì, in parte diciamo che il direttore sportivo ha sollevato quello che in realtà volevo dire, ha anticipato semplicemente la mia domanda, più che altro un'affermazione. Avete notato tutto il pubblico gravinese è molto corretto e ha ospitato alla grande anche i barlettani, con mi complimento anche per le tifoserie, sono state correttissime e quindi una festa, come deve essere lo sport in generale. E chiaramente però il popolo gravinese è buono ma non è fesso, perché io ero a 80 metri da dove è successo la mano e l'ha visto anche chi dietro più giù, qualche giù lontano, l'hanno visto tutti con la mano. Non capisco come, rivedendo l'immagine, mi viene la rabbia dentro, guardare l'arbitro che era esattamente a 10 metri, non aveva nessuno davanti e ha guardato lui e non ha fischiato la punizione contro, nel senso che non era un gol regolare. Diciamo, mettiamo l'errore umano, mettiamo tutto quello che vogliamo dire, però c'era anche un aiutante di segnalinea che ha guardato e non ha sollevato niente. Quindi cosa riteniamo a fare di segnalinea se a questi livelli sono dei pupazzi? Scusate, mi permettete di fare una battuta. Se no li andiamo a prendere, li facciamo venire da Milano, che costano anche il doppio, se abbiamo i pugliesi, semmai più bravi. Se no chiamiamo, fatemi, permettetemi una seconda battuta e poi chiudo, vi ringrazio. Li chiamiamo dall'Albania che costano anche meno. Che forse no, lasciamo stare. Va bene, grazie, grazie Roberto. Grazie Roberto, continua a seguirci rapidamente, direttore. Insomma, voglio dire, l'episodio è quello, ormai abbiamo detto che sì, c'è. La testimonianza è che magari in una posizione più lontana è stato visto il colpo di mano e il guardalinee e l'arbitro non l'hanno visto. Questo è un dato di fatto. A parte le doti ironiche di Roberto, la cosa ancora una volta da sottolineare, che io sottolineo molto volentieri, è che è uno spot per il calcio e per lo sport pugliese, e il comportamento delle due tifoserie. Quello va quello sottolineato, e quello è una vittoria. Tantissime donne, tantissimi bambini, ma non solo. Per quanto riguarda Gravina, perché diciamo ormai per voi è abitué a vedere le famiglie state, ma anche tante donne, giovedì, tanti bambini arrivati da Barletta. Giovedì alla De Belli si era seduto tra la mamma del calciatore di Sarra o Sanna dell'Hellas Taranto, sì, che ogni tanto urlava. Dall'altro lato c'era la fidanzata di un altro calciatore del Taranto, e questo è il bello. È il bello della. Ma credo che sia il clima che oramai si è creato, tutti quanti vengono spensierati, sereni, che assisteranno a una partita di calcio e non alle solite diatribe tra tifosi,
magari anche violenti. Certo. E penso che questo, aver costruito in questi 2 o 3 anni proprio un ambiente sereno, e credo che dovremmo tutti quanti partire da quello che sta facendo la FIBC Gravina. Anche se diceva bene Roberto, buoni ma non fessi. E si riferiva però, credo, all'episodio di Casarano. Allora, il post partita di Mesagne Trani con le dichiarazioni dei due tecnici Gino Zinfolino per la Vigore e Franco Ribezzi per i Brindisini. Trani fermato dal palo più che dal Mesagne. No, sicuramente sapevamo che era una partita difficile perché insomma, la squadra in settimana era meno brillante, ma per ovvi motivi non è facile tirare la carretta. Sicuramente il primo tempo gli avversari sono stati all'altezza di poterci bloccare le nostre fonti, abbiamo avuto poco da poter esprimerci, sicuramente qualcuno non era brillante e devo dire che nel primo tempo il Mesagne qualcosina ci ha messo anche in difficoltà, ma penso che poi nel secondo tempo, dopo che ci siamo riguardati in faccia nello spogliatoio, è uscita fuori la squadra che tutti quanti sappiamo, che sacrifica e corre, tant'è vero, se mi dispiace per il rigore, ma purtroppo ci sta quel palo su rigore, e poi a dimostrazione che con l'uomo in meno abbiamo non difeso lo 0-0, ma tentato, chissà, riuscivamo ad andare eventualmente per poter fare nostra la gara. Come ha visto il fallo di Abrescia su Angele? Ma sicuramente dalla mia posizione si vedeva ben poco, mi dicono che sia stato più che la pericolosità il gesto, l'arbitro è stato fiscale a mettere su una palla innocua, un episodio che, ripeto, dalla mia posizione era difficile guardare, però dice che ha punito il gesto. Mi dispiace perché poi avevo fatto quel cambio che per noi era importante, di mettere forze fresche là davanti, giocare in 10 contro un Mesagne che poi in casa ha fatto il più dei propri risultati, dove in casa sicuramente sta costruendo il proprio obiettivo, è stato ancora più difficile. Però ripeto, sono stato contentissimo che con un uomo in meno siamo stati bravi a tenere il campo e a cercare anche di mettere in difficoltà gli avversari. Un punto utile in chiave salvezza, ma che frena la rincorsa al sogno playoff. Ma sicuramente abbiamo dato continuità di risultato, volevamo innanzitutto, perché era la quintultima il Mesagne, rimanere con lo stesso distacco. Non vi nego che è normale che tutti quanti spingono dalla direzione, ma come dicevo anche in qualche domenica fa, quando pensavate che non volevo sbilanciarmi, è una rosa che è stata costruita in corsa, che la condizione l'abbiamo trovata, che stiamo facendo bene, che stiamo gestendo anche la fatica, perché stiamo tirando al massimo tutti quanti. Spero di recuperare qualcuno in settimana anche per poter poi dare qualche alternativa, ma penso che di ritenerci soddisfatto per questo punto che era importante per come è venuto. Complimenti al suo Mesagne in serie positiva da 3 giornate, che quest'oggi ha frenato sullo 0-0 un lanciatissimo Trani. Sì, era una partita difficile per noi, sapevamo di trovare il Trani, che è una delle squadre più in forma attualmente nel campionato di eccellenza. Sono abbastanza, anzi molto soddisfatto della prova dei miei ragazzi, perché hanno tenuto testa a una squadra forte costruita bene dopo il mercato qua di riparazione di dicembre. Siamo veramente contenti di aver fatto questo punto. Ecco, Mesagne in piena corsa per la salvezza, quanto ci credete alla permanenza diretta in eccellenza? Ma guarda, se non ci credessimo non staremmo qui tutti i giorni a lavorare. Noi ci crediamo e ci speriamo. Poi vedremo il 17 di aprile cosa succede, vediamo la classifica e tireremo lì le somme. Tireremo. Un altro amico da casa, pronto? Chi è in linea? Buonasera, sono Cosimo da Casarano. Vorrei porre solo 3 domande. No, 3 sono troppe, per favore, Cosimo. Come? Scusi? 3 sono un po' tante. Siamo... Tre puntini. Guardi, 3 puntini brevissimi al direttore sportivo del Prego, Carina. prego. Ecco, primo, che non so che partita ha visto a Casarano, perché in aria sono arrivati solo su un disimpegno chiamato, impegnato poi era, e non hanno mai tirato in porta. Secondo, dovrebbe ricordarsi quante volte hanno vinto nei minuti finali su calci di rigore in casa in trasferta, anche con impianto di illuminazione non funzionante. E quindi il terzo, non contiamo i calci di rigore che non vengono assegnati a Casarano e i gol annullato all'ultimo all'Everano in diretta su una punizione in prima, cosa che non succede mai. E quarto, che le grandi tradizioni calcistiche come quelle del Casarano e del Barletta, al quale il Gravina dovrebbe ispirarsi, si ottengono solo tenendo presente che i risultati positivi e negativi alla fine si bilanciano, come possono testimoniare la oltre centenaria storia del Barletta e del Casarano. Buonasera. Grazie, grazie Cosimo, continua a seguirci. Prego, direttore.
Ovviamente, se devo prendere spunto dal blasone delle squadre, probabilmente non dovevamo iscriverci. A Casarano, io penso che se l'arbitro ci avesse concesso il rigore sacrosanto, probabilmente avremmo parlato di un'altra partita. E poi segnare nei minuti finali, credo che siamo ancora nel tempo regolamentare, nessuno ci vieta di segnare nei minuti finali o è una colpa. E poi i rigori che sono stati concessi al Gravina, io ne conto credo o due o tre, e tutti regolarissimi. Non vedo quale tipo di contestazioni i tifosi di Casarano possono muovere al riguardo. Insomma, davvero si prospetta un bel duello fino alla fine. Allora, l'immagine di Unione Calcio Bisceglie-Bitonto 0-0, ma le emozioni comunque non sono mancate. Forse non è il risultato in cui le due squadre speravano, ma almeno serve a smuovere una classifica deficitaria per entrambe. Finisce a reti bianche lo scontro salvezza del Gustavo Ventura tra Unione Calcio e Bitonto dopo 94 minuti caratterizzati da poco spettacolo, tanto agonismo e un pizzico di nervosismo. Sono gli ospiti a cercare per primi l'affondo con Manzari, abile a infilarsi tra le maglie della difesa bicegliese, ma fermato sul più bello da Lullo, che poi è salvato dalla deviazione di Monopoli sul tapin di Roselli. La replica dei padroni di casa è affidata al piede di Papagno, che ci prova da fermo senza impensierire Vitucci. Stessa storia di lì a poco sul fronte opposto, stavolta il Lullo a neutralizzare in due tempi la punizione telefonata di Roselli. Allo scadere della frazione inaugurale l'estremo difensore dell'Unione deve invece impegnarsi per disinnescare il mancino insidioso di Bonasia. Nella ripresa la gara fila via sui binari dell'equilibrio fino al 17esimo, quando la rosa, già ammonito, guadagna il secondo giallo e il conseguente rosso per un'entrata da dietro su Roselli. 5 minuti più tardi gli uomini in maglia arancio chiedono al fischietto brindisino tagliente di riservare l'identico trattamento allo stesso Roselli, autore di questo fallo su Acquaviva, ma le loro proteste restano inascoltate. Bisogna attendere il finale di gara per assistere a una nuova palla gol, se la procura Tedesco, che deve però fare i conti coi riflessi di Lullo. I 4 minuti di recupero servono solo a registrare l'espulsione di Campanella, doppio giallo anche per lui, e una punizione fuori misura di Papagno dalla lunga distanza. Con questo pari, Unione e Bitonto salgono rispettivamente a quota 28 e 25 in classifica. Domenica prossima gli azzurri saranno di scena a Vieste, mentre i neroverdi ospiteranno il Leverano. Allora, abbiamo in collegamento telefonico Gianfranco Francavilla, responsabile dell'area tecnica del Barletta, per alcune precisazioni. Buon pomeriggio Gianfranco. Buonasera, ciao Mario. Prego. Mario, mi senti? Sì, sì, Gianfranco, ci senti? Sì, ciao, buonasera. Sì, credo volessi fare delle precisazioni su un episodio capitato in chiusura di primo tempo che ora andremo a vedere anche con l'ausilio delle immagini. Più episodi, sinceramente io volevo fare una piccola precisazione riguardante la condotta di gara da parte dell'arbitro. No, ne abbiamo già parlato Gianfranco, altrimenti okay. Rischiamo veramente di andare lunghissimi. Va bene, niente, il primo tempo, verso il 45esimo del primo tempo, c'è stato un tiro da parte di Sguera dove ha colpito il braccio dell'avversario, l'arbitro era perfettamente in posizione e quello per me era rigore netto. Va bene, prego, vai, continua Gianfranco. Niente, poi per quanto riguarda un'altra circostanza, nel momento in cui stavamo facendo il cambio, abbiamo urlato al guardalinea, all'arbitro, che si sono un attimino guardati negli occhi, stavamo per fare il cambio, non ce l'hanno concesso e da quella circostanza è nata l'azione del gol, che tra virgolette poi si è avvicinato verso l'arbitro e mi ha cacciato anche via. Va bene, Gianfranco, una curiosità, il centrocampista lo prendi? Sta arrivando il centrocampista per il Barletta? Vediamo, sai che tra gli svincolati comunque non è facile pescare, vediamo, stiamo lavorando su questo, vediamo un po'. Io proverei a convincere Francavilla a prendere Pizzulli come centrocampista. Massimo sa quanto io lo ammiri da questo punto di vista, quindi vedremo. Potrebbe essere un buone. Va bene, grazie Gianfranco, buon proseguimento di pomeriggio. Okay. Allora, mister, sull'episodio cui faceva riferimento. Sì, quell'episodio è proprio quella ripartenza, sì. Ecco, che se si vede dall'inizio, perché tutto nasce, poteva far gol il Gravina, se si va indietro, e invece, perché c'è stato l'errore di Diouf del primo tempo, il passaggio sì. Sbagliato, poi mi sa che è Montrone. Sì, abbiamo selezionato direttamente l'immagine. Sì, ecco, se uno va a vedere il rigore concesso al Bologna ieri, al 94esimo,
questo è il rigore sempre. Perché direttore? Però io dico pure, sono anche, bisogna essere anche onesti, insomma. Allora è stata una gara ricchissima di episodi, tra l'altro. Scommetto che a Giasto dirà che non è rigore. No, c'è una cosa che invece direi altro. Il gioco della... Concedesse il primo rigore che stava nella nostra area. E per questo volevo andare a Villancia. Ci raccontano anche di un secondo giallo non combinato a Fiorentino sul fallo tattico. È questo che è tremendo. Cioè, secondo me c'è proprio un'espulsione dopo su Zingrillo, in chiusura di primo tempo. Prima un fallo su Zingrillo e poi su Moscerli. E poi dubbi sulla posizione di Albano che ha provocato l'espulsione di Bisognerebbe fare. Non dobbiamo dimenticare anche la seconda gomitata che ha combinato la Carra. Bisognava fare un servizio, allora inizia il trasporto, dovevo mandare soltanto il servizio del Barretta a questo punto. Ma bene, Bovione non serviva un servizio da 10 minuti. A me di tutta questa storia di tutta questa storia non piace nulla. Quello che mi è piaciuto invece è stato prima sentire come il Barletta è uscito da una situazione difficile impostando una ripartenza. Così come mi è piaciuto sentire Angelastro parlare di come la partita di giovedì, estremamente faticosa, al di là del 2-0 all'Hellas Taranto, è stata veramente una partita che ha richiesto, che ha succhiato energie psicofisiche al Gravina, che è strano che non si siano sentite ancora di più ieri. Quindi questi sono i ragionamenti. Poi sugli episodi ovviamente staremmo qui, sì. Un po' per il gioco delle parti, un po' perché uno lo vede da un modo, uno lo vede dall'altro. L'anno prossimo, quando Pizzulli sarà l'allenatore del Gravina e Angelastro sarà il direttore sportivo del Barletta, gli stessi episodi probabilmente saranno letti in maniera diversa e così. Ma è così da Inter, Juventus, Real Madrid e Barcellona, Manchester e Chelsea fino a alla seconda, ecco, fino a Borgorosso Victris. Direi soltanto che l'arbitro fa parte del gioco, quindi purtroppo. E anche gli arbitri ciucci fanno parte del gioco. E probabilmente Luca Barilla ieri. Abbiamo in collegamento Francesco Massari, team manager del Gravina. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a tutti gli amici in studio. Complimenti a Pizzulli, alla sua squadra, ai barlettani che sono stati presenti al vicino e in particolar modo ai nostri tifosi che ancora una volta si sono dimostrati sportivi. Voglio brevemente dire questa cosa. Lasciamo stare gli episodi perché parlano le immagini. Io voglio sollevare solo la designazione arbitrale. Questo ragazzo, sto povero ragazzo che è venuto da Reggio Emilia, sino all'altro ieri ha arbitrato il calcio femminile di Serie B, ha arbitrato appena 6 partite di eccellenza, dove spettatori, la gara dove ci sono stati più spettatori e ne erano 150. Cioè, trovarsi davanti a 5.000 spettatori ha pensato più all'apparenza e non al costrutto. Io gli dico questo. Grazie. Più attenzione di questi allenatori, la scelta di questi allenatori quando vengono da fuori regione. Più attenzione, perché i nostri arbitri sono i migliori. Lasciateci quelli, per favore. Grazie, direttore. No, sono d'accordo, ha fatto un'analisi lucidissima. Poi l'importante è che condivisibile. Sono numeri importanti. Peccato che Franco Massari non abbia tirato il freno 3 secondi prima, quando ha detto lasciateci i nostri arbitri. No, perché le regole sono quelle, sono fissate all'inizio dell'anno, gli scambi fanno parte delle regole e gli scambi perché questi arbitri devono prepararsi anch'essi, come Gravina, Barletta, Altamura, Dieste, eccetera, eccetera, Trani, eccetera, devono prepararsi alla Serie D. Per cui questi arbitri devono arbitrare, gli arbitri pugliesi in Emilia-Romagna, quello invece è giusto, il designatore sa che l'eccellenza è la nostra eccellenza è la migliore in tutta Italia, forse insieme a quella della Campania e non so a quali altre, Sicilia forse, eccetera, per cui deve mandare degli arbitri che a lui ha fatto questa analisi che io francamente non sarei stato in grado di fare, nel senso che non ho studiato prima, però se sono vere come sono vere le considerazioni che ha fatto, i dati di fatto riportati da Massari, è stato sicuramente un errore mandare Barile e non mandare, che so, la Padula di Canicattì che dice che ha arbitrato 30 partite in Calabria, in Campania, in Sicilia, per cui viene di fronte a 5.000 spettatori e sta lì e fa il signore, il governatore
della partita. Eppure io di La Padula di Canicattì, governatore delle partite che hanno sbagliato sui calci di rigore o sui cose, in 20 anni ne ho visti parecchi. In collegamento telefonico il direttore generale della Digor Trani, Giovanni Lafronza. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a voi, saluto gli ospiti in studio. Grazie, direttore. Più che una domanda, una riflessione per quanto riguarda gli arbitri che sto ascoltando. Condivido l'opinione del direttore Gelastro e di Vito e anche del mister Pirtulli. La partita è stata bella maschia. Però l'unica cosa, la questione dell'arbitro, perché non vengono aiutati dagli assistenti, che è una cosa secondo me molto fondamentale. Gli assistenti devono molto aiutare gli arbitri, solo questo volevo dire. Poi in bocca al lupo per il San Roseco, è stata una bellissima partita, al di là delle robe, è stata una partita bellissima. Buonasera. Direttore, un attimo, un flash però sul Trani ci sta. Come avete accolto questo 0-0? È un buon pareggio oppure questo fatto di allontanarvi dalla zona playoff può essere insomma poi difficoltoso riuscire a recuperare? Esatto, ciò che sono al di là del. Allora, abbiamo probabilmente problemi con il collegamento. Ringraziamo comunque il direttore sportivo Lafronza della Digor Trani. Mostriamo le ultime immagini della domenica. Ci vediamo il servizio tra Sud-Est e Mola. Buon momento di forma per la formazione di Locorotondo, che ha ottenuto il quarto risultato utile consecutivo. Il derby è della Sud-Est. Batte 2-0 il Mola al Viale Olimpia grazie ad una seconda frazione tutta grinta e carattere. Ritrova la via del successo casalingo dopo 2 mesi di astinenza e colleziona il quarto risultato utile di fila, confermando di attraversare un buon periodo di forma. Le difficoltà mostrate in chiusura di 2015 sono un lontano ricordo per la formazione di Roberto Dermilio. L'11 allenato da Vito Castelletti invece non sa incidere in avanti. Ora la classifica dei biancazzurri non può più essere considerata tranquillizzante. La Sud-Est parte subito forte e con Fabio Loseto impegna Sansonno dopo una manciata di secondi dall'avvio di gara. Ventura ci prova al 13° con una conclusione centrale. Poi alla mezz'ora, su traversione di Loseto, Piperis non trova l'aggancio in area di rigore. Su un campo non perfetto, gli errori di impostazione fioccano da ambo le parti. Le occasioni latitano. Il Mola sembra più manovriero, ma non si affaccia quasi mai dalle parti di Turi. L'unica conclusione è un tiro di Salvi che Martino fortuitamente riesce a deviare tra le braccia del numero 1 di casa. Prima del break il Mola reclina per un contatto ai danni di Serri, ma Balestrucci opta per la simulazione. Nella ripresa la Sud-Est indossa la divisa da squadra operaia e alza vertiginosamente i ritmi. Su invenzione di Fabio Loseto, Ventura si invola e di punta trafigge Sansonna. Per l'Ariete Blaugrana è la nona marcatura stagionale. Il Mola traballa, Ventura prova a chiudere la pratica con una giocata d'alta scuola, ma la conclusione è angolata. Gli ospiti si riversano in avanti, ma in contropiede la Sud-Est si divora il raddoppio incartandosi al limite dell'area. La vera occasione del pari per il Mola capita sui piedi di Greco, ma Turi si esalta e devia lateralmente. Nei minuti finali, Clementini si becca il secondo cartellino giallo per una ritardata ripresa del gioco. Al quarto minuto di recupero, Capriati fa esplodere il Viale Olimpia con la rete del raddoppio su assist di Faliero, che di fatto chiude il match e regala agli uomini di Roberto Dermilio la seconda vittoria consecutiva. Allora, chiedo al direttore Angelastro. Allora, c'è un amico da casa che ci scrive: chiedete al direttore riguardo i bu razzisti dopo l'espulsione di Diouf. Applauso ironico a parte del portiere Under, quei bu sono ingiustificabili. Non siate sempre politically correct, sempre a favore del Gravina, leggete il messaggio precedente. Credo che il tifoso, telespettatore, abbia preso un abbaglio, perché non corrisponde al vero. Il ragazzino, quando è stato espulso, ha applaudito ironicamente i tifosi del Gravina e io non ho ascoltato nessun bu. Onestamente, tra tutto il caos che c'era, non so come abbia fatto questo tifoso a sentire questo bu, che non corrisponde al vero. Io ero dalla parte opposta. Io ero impegnatissimo per il cambio, perché dovevo scegliere, onestamente non ricordo. Ecco, non... Io ho visto un episodio simile a Gravina Corato l'anno scorso, in Coppa di... non ricordo come si chiama il ragazzo, forse era il ragazzo dell'Altamura, di Agne, è stato applaudito, lui ha applaudito e hanno applaudito tutti i gravinesi. Questa è l'unica testimonianza che posso portare io, quindi non mi pare che...
gli imbecilli, non i razzisti. Che vengano gli imbecilli, non i razzisti. Cose non vere, onestamente. Gli imbecilli, non i razzisti. Mi fai dire una cosa a proposito di quello che ha detto? 30 secondi. Sì, 25. Una proposta che si potrebbe fare, ammesso mai che l'ascoltino, al CRA, anzi non al CRA, ma proprio ai designatori arbitrali, è quella di far venire una terna intera dalla sezione, cioè fare arbitrare il signor Barile con due assistenti con cui ha una confidenza e una intesa maturata in stagioni precedenti, come avviene, perché se tu fai venire un ragazzo di Reggio Emilia che si trova con un ragazzo di Foggia, un ragazzo di Barletta, che potrebbe essere probabilmente hanno pure che sia la comunicazione giusta e credo che quella è una cosa intelligente da fare. Il problema sono i soldi, diciamolo. Eh sì, quello sicuramente, perché invece di un rimborso bisogna dare tre. Prossimo turno, questo il programma, 24esima giornata del campionato di eccellenza: Grottaglie Casarano, Castellaneta Gravina, Bitonto Leverano, Barletta Mesagne, la Staranto Molfetta, Altamura Novoli, Mola Otranto, Vigor Trani, Sud-Est e Vieste, Unione Calcio Bisceglie. Siamo davvero in chiusura, siamo andati anche oltre il tempo previsto. Io ringrazio gli ospiti, grazie a Michele Angelastro, direttore sportivo della Gravina. Buonasera a tutti voi. Grazie a Massimo Pozzioli, tecnico del grazie Barletta, a voi, grazie a Vito Prigigallo, giornalista della Gazzetta Mezzogiorno, tutti e tre, vi ritroveremo poi anche nel corso della trasmissione per altri approfondimenti. Prima di saluti vi ricordo gli appuntamenti con il palinsesto sportivo di Telesveva alle 20.30, torna nella giornata di lunedì dopo il posticipo di lunedì scorso, Pane Amore Fidelis, puntata sicuramente da non perdere insieme a Peppino Ernesto e Francesco Martucci, a seguire alle 21.30, appuntamento imperdibile perché vi riproporremo la sintesi, un'ampia sintesi di Gravina Barletta. 20.30 Pane Amore Fidelis, 21.30 sintesi di Gravina Barletta. È davvero tutto per questa puntata di Eccellenza di Puglia, grazie per la cortese attenzione, noi ci vediamo lunedì prossimo.